Ciao, in questo video vi parlerò della miscela Robbia, che è un prodotto distribuito e confezionato da Phytophilos. Questa è la confezione che credo cambierà, non vi so dire. Allora, questo prodotto è una miscela, appunto, composta da quello che leggete: Robbia, rabbarbaro, enne e cassia. Sì, chiaramente le percentuali non ve le svelerà mai nessuno. Questa, essendo una miscela, voi sapete che sarebbe preferibile prepararla semplicemente con acqua tiepida e applicarla anche subito. Sapete che se non siete sicuri del risultato che otterrete, fate una prova su una ciocca nascosta dei vostri capelli prima di applicare le erbette su tutta la chioma. L'applicazione potete farla sui capelli umidi o asciutti, come preferite voi, e preferibilmente puliti. Se sono sporchi di grasso cutaneo, diciamo, non ci fa niente, o se c'è un po' di olio, dico, non succede nulla. Certo, se ce li avete carichi di lacche, di cere, quello non è il caso, è meglio detergere. Come ci descrive Phytophilos questa miscela? Non lo so. Comunque, allora, io vi faccio vedere che all'interno di queste buste voi trovate due confezioni da 75 grammi, quindi sono 150 grammi in tutto, e in più trovate dei guanti che io ho già utilizzato e un foglietto illustrativo con tutto quello che avete della... tutto quello che potete avere della miscela che avete acquistato. In questo caso dice che ci dice che risultati possiamo ottenere, da che cosa è composta questa miscela, tutte le possibilità tintorie che abbiamo. Comunque è una cosa veramente veramente carina. Io vi mostro tramite questa immagine il risultato che ho ottenuto su una ciocca di capelli chiari con questa miscela, con la miscela Robbia di Phytophilos, che comunque avete visto che, pur essendoci la Robbia, ho ottenuto un colore abbastanza caldo, ecco, non è un colore freddo, perché si pensa che, essendoci comunque sia il rabarbaro che che la Robbia, viri verso un colore più ciliegia. In realtà non è ramato, questa è la ciocca che ho utilizzato, cioè questo è il risultato. È meglio comunque far fede all'immagine che avete visto, perché così si sfalsano sicuramente le luci, con le luci si sfalsano i colori. Quindi è piuttosto ramata come miscela, non è una miscela ciliegia, non è una miscela che vi fa ottenere un colore rosso freddo. Non capisco se mi sono fatto un buco nella barba o è proprio così. Comunque, poi in un altro video che lascerò alla fine vi mostrerò anche il risultato che ho ottenuto con questa stessa miscela sui capelli scuri, che secondo me a qualcuno di voi può anche piacere. Spero di non aver dimenticato nulla. Preparazione ve l'ho detto, applicazione pure. Potete fare tranquillamente shampoo e balsamo dopo l'uso delle erbe. Non superate le 3-4 ore di posa, perché non ha molto senso. Capelli bianchi, li copre, li fa diventare rossi praticamente, come vedi, simili a questi, li fa diventare un ramato un po' più spento del solito rispetto all'enne. Io vi ringrazio e ci rivedremo presto, ciao!